venite, sì, venite, venite. Ecco, queste sono le testimonianze dirette che i mass media non ci mostrano. Cerchiamo di fare di tutto per far sì che la nostra vita sia uguale a come lo era prima di questo vaccino, è complicato. Soprattutto perché questo vaccino qua ci ha tolto ogni possibilità. Cioè noi non viviamo più come vivono le ragazze della nostra età. Ovvero, cioè, molte cose sono sottovalutate, del tipo alzarsi la mattina e andare al lavoro. O alzarsi la mattina e andare a scuola, scusate. Cioè noi non è più così. Noi viviamo la nostra vita e dire che la viviamo secondo è dire forse tanto. Anche perché non sappiamo quello che ci succede tra un secondo. Potrebbe darsi che non succeda niente, come può darsi che siamo in un ospedale a piangere. Noi, mentre venivamo qua, abbiamo provato a scrivere in poche righe, anche perché penso sia abbastanza complicato quello che viviamo. Comincio con la mia e poi posso. Allora. Salve a tutti, io sono Giulia, ho quasi 17 anni, ero una ragazza che giocava a calcio, faceva tanti sport, nuoto, ginnastica, artistica, equitazione, ero una tipa iperattiva, insomma, quelle ragazze che qualsiasi cosa gli dici fanno a prescindere, perché comunque hanno voglia di vivere tutte quelle cose lì. Ho fatto tutto questo fino al 2010, quando ho fatto le 3 dosi del vaccino HPV. Da lì la mia vita è cambiata, adesso soffro di fibromialgia, ho la tiroide di Hashimoto, un principio di artrite alla mano destra, svengo molte volte, per esempio quando ero a scuola ho avuto una delle mie crisi e sono svenuta 8 volte consecutive. Non sento più il freddo ed è per questo che voi siete col giubbotto e io sono con la camicia, perché la sensazione del freddo io non la sento più e penso sia una delle cose più brutte, anche perché d'inverno, io abito a Brescia e sono un po' d'inverni che nevica, io amavo la neve in una maniera assurda, mi piaceva andare giù, sentire quanto era fresca, insomma, chi non ama la neve? E questo non posso più farlo. Sentire la neve sulla pelle non posso più sentire. È come prendere qualcosa di soffice e sentirlo normale. Infatti quando c'era la neve sono scesa in pantaloncini corti per mattina a fare il pupazzo di neve e l'angelo in mezzo alla neve. Poi mi ha visto mia mamma e mi ha detto sì. Passiamo quasi tutti i nostri giorni bloccati in un letto. Non abbiamo più il controllo sul nostro corpo, perché non c'è più una parte del nostro corpo che alla fine è sana. E quindi dobbiamo vivere a secondi, perché appunto, come ho detto prima, non si sa cosa potrebbe succedere tra un secondo. Adesso lei. Anche la sua, perché mi ha obbligato, visto che lei non vuole, anche se tipo 6 ore che gli dico di leggerla. Ma... allora la obblighiamo noi. Ecco, quindi dai, forza. Ti aiuta. Dai. Allora,
Ciao, sono Alessia, ho 13 anni e fino all'età di 11 anni ho vissuto una vita felice, come tutte le ragazze della mia età. È una ragazza armoniosa, allegra e praticavo nuoto. In una giornata del 2013 ho fatto la prima dose del vaccino HPV. Dopo circa una settimana ho cominciato ad avere prurito ai palmi delle mani e sui piedi e poi pian piano si sono diffusi in ogni parte del corpo e i temi e sfoghi sulla pelle. Dopo circa 20 giorni avevo dolori muscolari, mal di testa, stanchezza e mancanza di memoria. 2 mesi dopo sono stata ricoverata ad urgenza in ospedale e mi è stato diagnosticato il diabete di mellito di tipo 1. Ora da oltre un anno e mezzo che ho fortissimi mal di testa, e a varie parti del corpo. Ci sono giorni dove sono ferma a letto e ho vuoti di memoria. Non sono più la dolce ragazzina di una volta, sono molto irascibile adesso. La mia vita è rovinata ed è cambiata molto. Ora la maggior parte della mia vita la passo chiusa in casa con i miei dolori e la mia rabbia, mentre tutte le mie amiche e i miei amici erano al cinema o a divertirsi. Se avrei fatto gli altri 2 richiami, che fine avrei fatto? Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara, tra pochi mesi farò 17 anni e io sono stata sempre una ragazza molto attiva, frequentavo il coro della mia città, facevo danza classica da 12 anni, fino a quando purtroppo la mia vita è cambiata. Dopo aver fatto 3 dosi del vaccino scoprì di avere un cancro che si chiama emangioendoteliome epitelioide, è una forma molto rara e per cui non c'è un protocollo e perciò sono stata sottoposta a vari interventi e niente, da quel giorno passo la mia maggior parte del tempo. Passo la maggior parte del tempo a letto, senza poter camminare, immobile, con la gamba alzata. Con forti odori alla testa, alla gamba, che mi impediscono di vivere pienamente la mia vita. E per me è molto difficile anche andare a fare una passeggiata con mia sorella, con mia mamma, con mio papà. E non è più niente scontato come prima. Prima magari davo per scontato anche il fatto di andare a farmi una passeggiata per il centro e ora è già tanto che riesco a arrivare fino alla piazza. E, per il dolore faccio delle dosi di cortisone quando è solo nella fase acuta, mentre tutti i giorni prendo le pasticche Lyrica che mi sono state assunte da poco tempo dal dottor Chiaravalli della clinica dei tumori di Milano, che forse se non era per lui adesso non stavo qui a parlare con voi, soprattutto grazie anche al dottore bravissimo di Modena, il dottor Maleti. Tempo fa questo dottore mi disse che comunque la vita è come un libro, no? Per continuare a leggere le pagine di questo libro bisogna viverla appieno. E io purtroppo da quando ho fatto quel vaccino non ho potuto più viverla come prima, anzi mi sono fermata a quella pagina e sto ancora aspettando quella cosa che mi dia la possibilità di andare avanti come prima, ricominciare la mia vita da un tempo, almeno migliorarla un pochino e potermi permettere di fare tutto ciò che facevo un tempo. E oltre a queste cose qua mi sono stati anche scoperti i noduli ai polmoni, diaframma, delle cisti al fegato
e ultimamente mi è stato scoperto perché preso all'ultimo momento, perché era stato, diciamo, il dolore che avevo era stato sottovalutato e mi erano state assunte delle gocce calmanti. E mi è stata scoperta una neuropatia cronica del nervo femorale, perciò la mia gamba magari mentre sto camminando mi cede e non riesco più a camminare per ore. E niente, questa è solo una piccola parte della vita che affronto ogni giorno. E... Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 14 anni e prima del vaccino ero una ragazza iperattiva, non ero mai in casa, facevo equitazione e dovevo iniziare l'atletica leggera. Dopo il vaccino dell'HPV la mia vita è completamente cambiata. Vivo con dolori. Vivo con dolori ormai in tutto il corpo, dormo poco e non ho più una vita sociale, ma non perché non voglio, ma perché i dolori non me lo permettono. Mi stanco molto facilmente, ad esempio per un'uscita al cinema è come se avessi scalato una montagna. Anche salire le scale per andare nella mia cameretta, infatti, passo settimane senza andarci. E da qualche settimana che le carezze di mia mamma mi fanno male. Siamo qui a chiedere aiuto ai medici perché essere prigionieri del proprio corpo non è vita. Vorrei ringraziare il professor Palmieri che sta facendo modo di aiutarci e si interessa molto a noi, anche se mi dice che gli do dei pugni sui denti. Questa è molto breve, breve la mia storia. Buonasera a tutti, io mi chiamo Bianca, ho quasi 20 anni e 7 anni fa ho fatto 2 dosi del vaccino HPV nel 2015. Da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa, ho iniziato ad avere dolori, febbre, svenimenti e vabbè, tanti altri sintomi. Ho avuto anche malattie infettive. Dopo pochi mesi che ho fatto la seconda dose ho avuto la mononucleosi, la quinta malattia a 13 anni e per questi dolori, diciamo, ho iniziato a non uscire più, passavo le mie giornate da letto, divano, poltrona e anche per questo ho perso 2 anni di scuola. Nessuno mi ha aiutato, visto che non avendo una diagnosi le assenze erano ingiustificate e soltanto quest'anno sono riuscita a prendere il diploma. Anch'io ero una ragazza sportiva, facevo la danza classica e nuoto, ma ho dovuto del tutto interrompere dopo la seconda dose. Ho iniziato a non praticare ginnastica a scuola perché non ce la facevo e così appunto anche danza e nuoto. In questi 7 anni, tra vari ricoveri, ospedali, medici, nessuno mi ha difesa con una diagnosi, tutte quante, diciamo, sospette cose, ma nessuna risposta chiara. Tra tutte le varie cure che ho fatto, in quest'ultimo anno ho assunto il cortisone, che ho smesso da pochi mesi. Diciamo, raccontare 7 anni di... tutto questo è un po' complicato, quindi questa è l'unica cosa che posso dire in breve.
Posso? Allora, ringraziamo le ragazze ancora. No, ringraziamo le ragazze, insomma, per essere qui a dare la loro testimonianza. Valentina, chi è Valentina? Quello che posso dire è che sembriamo, almeno esternamente, sembriamo tutte ragazze normali. Però, però abbiamo dolori, problemi. Io all'inizio, cioè, facevo sport, mi piaceva giocare, mi divertivo. Però ormai passo quasi tutto il giorno a letto e è difficile leggere. È difficile per me leggere, studiare, anche guardare la televisione sul computer. E anche per noi. Dolori nelle gambe da ormai 2 anni e all'inizio erano così forti, cioè sono ancora forti, solo che mi sono abituata. All'inizio, quando mi hanno ricoverato in ospedale, i primi 15 giorni erano talmente forti che non potevo camminare, non potevo stare in piedi. Qualsiasi cosa facevo, dovevo stare seduta, anche lavarmi i denti, per chiedere